احنا بنروح بالعبرية عجم التشيمس لمسح التعنيد دفكة بيت ونريد سيامو دفكة فالف دالا سكوندا ريجا دوفي ديبنت دي ريجا ديبنت نو لارجي البروكا خوزا عم شخير بشوكا دوفي اللفت البروكا دالا تشيتا خوزا إرسولي تندار الميركاتو دي بيت لفت אבל שכיח אליהו גבי היא פותרה בספסו אליהו הנביא אמר לי דיסר הברוקה אליהו הנביא היא כאבה כאיזה שוי אסנסיימת כאיזה היא כאבה שוקה בר אלמה דעתי צ'פו פורסי קולקונו כי תותו במרקטו קולקונו כי דיסטינטו אינטרי רומא בא אמר לי לא לא, לא שאני סולו פיגורסי tutto c'è un sacco di gente nessuno non potrà ricevere la mappa ad Yahweh Yahweh in quel momento casa la ugabra da sai e messane ruchme vedo una certa persona che calzava scarpe nere che non era l'usanza degli ebrei a quei tempi gli ebrei non calzavano scarpe nere e lo rame chuta e tchelta di glime e non aveva il filo azzurro oppure non aveva tzitzit negli angoli dei suoi indumenti perciò sembrava che non fosse ebreo a Marley disse gli avanavi alla brocca hai barba di atio questa persona è destinata a vero nuova radbatre a Marley mai kudach gli corse appresso e gli chiese che cosa fai che cosa fai rispose a Marley Zila idna vitale mochar. Vai adesso, ritorno domani. Adesso non posso dirtelo. Le mochar, ritorno lì domani. Ama lei, mai udar, che cosa fai? Ama lei, zantuka nahana. Sono un carceriere. Vasarna gavra ilichut venash ilichut. E quando metto la gente in carcere, separo gli uomini dalle donne. Urmina puraya ben hani lani. E metto il mio letto tra gli uomini e le donne chiederò letto le dei sura finché non è giungono al punto di compiere un peccato che chazina batisera di ave nofrim ala enayu masana nafshai matzinana quando vedo che i goim mettono appoggiano i propri sguardi su una ragazza ebrea e metto la mia vita in repentaglio e la salvo. Yom achad avenara morasa gaban deavu ba nochrim minayu. Un certo giorno ci fu una ragazza ebrea fidanzata tra i prigionieri che i goim la stavano osservando troppo. Shakle durdaya de chamra ushadayla bishipula vamre distanoi e presi presi del lievito di vino e lo mise sulla parte inferiore della sua gonna che di l'apparenza che è sangue e disse che sta mestruando ama lei disse la brocca a questa persona mai tama letlach chute perché non hai tziziot sui tuoi indumenti verambi misane ochme e perché calzi scarpe nere come i goyim e non come gli ebrei ama lei ayana una figlia bene in ochrim chiese dello lido di Giudaiana e mi trovo tra i goim e nascondo la mia identità che non sappiano che sono ebreo perciò non indosso tziziot come gli ebrei non calzo scarpe con gli ebrei affinché non sappiano che sono ebrei la ragione è perché chiese dello ledo di Giudaiana che avevo gazre deserta
מודן על לרבנן, ובא רחמי ובבת לגזרתיו. אפיקה יפוסה ונירה אספרה, i nuovi decreti che loro emanano continuamente, e vado avverto i rabbini affinché loro preghino e annullino i loro decreti. Umatama chiamino lach, ana maiudach, gamatli zila idna vital machan. Per quale ragione, quando ti chiesi cosa fai, mi hai detto di ritornare all'indomani, mi hai detto subito la risposta? Ama lei, baishata gazze gzerta, ימינה ברשע איזיל ואיש, וישמע לאו לרבנן. דיניבאי רחמי עלה דמילתא. In quel momento stavano decretando un decreto contro gli ebrei, e mi sono detto che devo andare urgentemente e informare i rabbini affinché loro preghino che annullino questo decreto. Ad אחי ואחי, אתו אנח תראי, e mentre stava parlando con questa persona vennero due persone, Ate Amarlei Anachnam ibn Alma Datinimu, e Yao venne nuovamente e gli disse che queste due persone anche loro sono destinati a entrare nel mondo futuro. Asale Gabayu andò presso loro, Amaru mai avdaifu, che cosa fate? Amrulei Inche Baduchi Anan e Vatrinan Hatsive, che noi siamo gente che sappiamo far ridere la gente, e quando la gente è triste solleviamo i loro morali. In ami oppure che Chasina Beitre di Itleu Tigra Beadaiu Tarachina Avdina Leushalmo, e se vediamo che ci sono due persone che litigano, allora noi andiamo e facciamo la pace tra di loro. La Mishnah, c'è scritto la Mishnah, Alelo Matrin Komokom, per le seguenti calamità bisogna gridare in qualsiasi luogo, sia per ciò che si assecca a causa del vento, oppure per la malattia, per l'itterizia, oppure per le cavallette e le locuste. Tramban, abbiamo studiato una verità, e loro matrim bachomokom, per le seguenti calamità si gridano ovunque, alla Shitafon, per il vento che causa che i granelli di cia riescano fuori dagli steli, Bala Yerakon, e a causa dell'itterizia, Bala Arbe, a causa delle cavallette, Vechasil, Lucuste, Bala Chayara, per animali selvatici, animali selvatici che possono attaccare umani. Bekiev Omer, al Shitafon Bala Yerakon, Bekoshu, per il vento che soffia, che assecca le piante, e per l'itterizia si grida sempre, anche per la minima quantità. Al Beva Hasil, a filo nira Beretz Israel, e la Kanafahad matrinale. E se si vede solo, perfino una sola locusta in Eretz Israel, allora bisogna già gridare. Barchaya e animali selvatici, animali pericolosi, e predatori. Tarabana, mi ho studiato una verità. Chaya Rashi Amru, Zvanchi Mishulachat, Matrin Alea, e la Mishulachat, e matrimonio. Mishulacha vuol dire che un animale che è mandato dal cielo è delegato. Se adesso vede la Gemara spiegherà quali sono diverse situazioni dalle quali si può capire se un animale è delegato dal cielo oppure no,
pure è un animale normale, cioè un comportamento normale. Perciò, se è delegato dal cielo, allora bisogna gridare a Hashem, e se no, no. Eze mishulach ve eze non mishulach. Nired ba'ir mishulach. Se si vede un animale selvatico nella città, è considerato un animale, un delegato. Besadeh è una mishulach. Però nei campi, no, perché è l'habitat normale degli animali selvatici. Bayom Mishulachat, Balaila Ena Mishulachat. Se di giorno è un animale delegato e di notte è normale, non bisogna gridare. Radashne Binadam Veratzta Haren. Se vede due persone e corsa presso loro, in ebraico moderno si dice razza, anticamente quello dicevano razza. Se vede due persone corsa presso loro, Mishulachat, perché la Torah ha detto. All'inizio di sempre Shit dice che tutti gli animali avranno timore di voi, degli umani. Però se l'animale è Mishulachat, allora no, perché è una situazione che non è normale, che non è naturale. Nechbet bipnei Ela Mishulachat. Se l'animale si nasconde dalle persone, allora non è mishulachat, non è delegato. Tarfashne min adam ve'achlachat me'em mishulachat. Se lacerò, fece a pezzi due persone e mangiò una e divorò una di essi, è mishulachat, è considerata un animale delegato. Achlashneem e la Mishulach. Però si divorò entrambe le persone, non è considerata Mishulach, non è delegata. Altala gag bin atlatinok, marissa Mishulach. Se salì sul tetto e prese un neonato dalla sua culla, è considerato un animale delegato. Agufa kasha, ma c'è una contraddizione perché Amart. Nireta Bayir Mishulachat, Roshna Bayam, Roshna Balaila, che se si fu osservata di giorno nella città oppure di notte, che dice Roshna Bayam, Roshna Balaila, che non fa differenza né sia di giorno sia di notte, è considerata Mishulachat. E dopo di ciò, Vadarti, Amrat, dopo ciò dice Amora, c'è la verità. Vogliamo Mishulachat, Balaila non è Mishulachat. Cioè, in realtà Bayir Mishulachat vuol dire che non fa differenza se si è di giorno o se è di notte, mentre dopo la Braita distingue Bayir Mishulachat, Balaila non è Mishulachat. Perciò c'è una contraddizione. Rispondiamo là, lo cascio, veramente non c'è una contraddizione. Achika, ma questa è l'intenzione. In realtà Bayir, Bayom Mishulachat. Bayir Balaila Ena Mishulachat. Se fu avvistata durante il giorno nella città, allora è considerata delegata. Bayir Balaila Ena Mishulachat. Però di notte no, non è delegata. Inami. Bassadeh Afilu Bayom Ena Mishulachat. Però, oppure di giorno nei campi, non è considerata delegata. Adesso la Kumara non sa che c'è un'altra contraddizione. Ratashne mi adam verazachren sholachat haomed etera sholachat. Se vide due persone e corsa presso loro, allora è un animale delegato dal cielo. Haomed. Però, siccome la Braita dice razza che corsa presso loro, vuol dire che è delegata, però haomed, però si sta fermo, che non si muove. E Nami Sholach vuol dire che non è delegato. Vada Amrat Nechbet Mipneem e Nami Sholachat. Haomed e Sholachat. Adesso d'altro canto
io ho detto la verità, che se si nasconde dai sì, non è delegata. Vuol dire che se sta è ferma, se è immobile, mishkolachat, vuol dire che è delegata. Vediamo, c'è una contraddizione. Non c'è difficoltà. Cambia se adesso la gamba. Il caso che abbiamo detto che è che un animale delegato si riferisce in un campo vicino al lago, perché quello è l'habitat normale dell'animale, e perciò rimane, è quello il suo posto, perciò sta lì. Mentre invece Besadesh Nas Muhale Agam, questo che è un campo che è lontano dal lago, oppure da uno stagno. Agam vuol dire, questo è uno stagno anche. In questo caso ha timore delle persone. E non è il suo habitat normale. Perciò se non ha timore vuol dire che è un animale delegato. Se fece a pezzi due persone e divorò una di esse, è considerato un animale delegato. Però se divorò entrambe le persone, è un animale normale e non è delegato. Amarat filo l'azda, l'Agmara ha detto che questo è anche nel caso che si mise a correre appresso a loro. Amar papa, cioè che è un animale delegato, cioè corse appresso a loro ma non gli fece nulla a loro. Ho detto che è un animale delegato. Amara papa, kitana i beagma. In questo caso che divorò due persone, che è una cosa normale e non è un animale delegato, questo si intende beagma nel lago oppure in uno stagno. E siccome si trova nella sua zona, nel suo habitat normale, perciò si sente sicuro e si sente abbastanza, è abbastanza naturale per lui per far fuori alcune persone umane. E perciò non è un segno che l'animale è delegato. Perciò solo nel suo habitat normale, che può essere perciò se sta lì fuori del proprio habitat normale. E perciò se non ha timore vuol dire che è un animale delegato. E perché un animale, se è lontano da uno stagno o da un lago, comunque ha timore degli umani. E questo è un comportamento normale di un animale, anche se un animale, un carnivoro, è un predatore, cioè un predatore carnivoro. Perciò se si vede tale animale nella città di giorno, ovviamente
vuol dire che è delegato. Amara Papa, che tagna ahí, Bergman, che il caso che ho detto, che divorò due persone, che è un comportamento naturale e non è un animale delegato, questo si riferisce nel lago o nello stagno. Perché siccome si trova nel proprio habitat normale, allora si sente sicuro. Chiamala gufa. Vediamo che c'è una contraddizione nella gola stessa, perché in realtà la gola non è tanto in occhio, ma sa, se salì sul tetto e rapì un neonato dalla sua culla, vuol dire che è un animale delegato, che è come una pscita, ciò è evidente. Normalmente gli animali non salgono fino al tetto delle case e non sono abituati a prendere un neonato, e perciò si vede che questo era un segno divino. Amo Papa, sposa era un Papa, le cuche di Zayed. Si tratta di una specie di piccola struttura che i cacciatori mettono su, però dopo la tolgono. E questo tipo di strutture non spaventano gli animali. E perciò tali strutture nella zona normale dell'habitat degli animali predatori, gli animali non si spaventano. Perciò se si trovano accanto a queste strutture, non vuol dire che sono animali delegati. Però comunque è assolutamente una situazione che è fuori dall'ordinario che un animale salga sul tetto e prenda un neonato. E se ciò succede vuol dire che è un animale delegato. Però se all'infuori di case, allora è una cosa normale perché l'animale si trova nel suo habitat normale e non ha timore quando si trova nella sua zona. E una delle calamità per le quali si grida sempre Hashem è per al-Kherev, per la spada. Tanabram, Satana Breita, Kherev Shamru, e non sarei chiamare Kherev Shalom Shalom, ma fino a Kherev Shalom. Se ne ha Kherev Shalom, e tenne parole a Chom, Nesha'al ba'amelech Yoshiyahu. Quello che dice la Mishnah è che la spada riguardo alla quale bisogna gridare Hashem non è che si tratta che un'armata viene e invade il paese degli ebrei o dove si trovano gli ebrei. Ma persino dice la Gemara, Chelesh Shalom, una spada di pace, che l'armata che vuole entrare nel paese, nella terra di Israele, lo fa solo per passare da un lato all'altro come una scorciatoia, ma non è che vuole davvero conquistare il paese. C'è una cacchera che c'era un termine per una cosa, che è il caso di Faraone che era invalido,
che chiese al re Josia di passare per la terra di Israele perché vuole andare a fare la guerra al fuori di Israele. E adesso racconta la Gemara il caso. Vishlach la malachim lemor mali valach melech Yehuda lo alecha ta yom ki el bet milchamti velokim amar lebaalein חדר לך מנוקים אשר מי בעל ישחיתך. Lui disse, quando fu già pronto a entrare in guerra all'infuori del paese, disse che veramente non ho nulla da fare con te, perché voleva passare solo per la terra di Israele e andare a fare la guerra contro i persiani. Ma il re Josiao decise di impedirgli il passaggio e alla fine fu ucciso in battaglia. Chiamarà mai lo chiama Shalimi. Qual è il significato della frase Hashem che è con me? Cosa intendeva però dire con ciò? Amara viuda amarav zovada sarà, si riferisce a dei pagani. Amar, disse il faraone Necho, uilve kabbatar avodazara yachinalei, siccome Josiao pensò in se stesso che siccome il faraone Necho si espresse in questa maniera e si affidò e fece affidamento all'idolatria, perciò indubbiamente riuscirò a vincerlo nella guerra. Vairu a Yorim la Melech Yoshiao, Vayomer a Melech le Avadav, Averone che Echeleti, Meod. Vairu a Yorim la Melech Yoshiao, Vayomer a Melech le Avadav, Averone che Echeleti, Meod. Gli arcieri tirarono frecce la re Yoshiao e disse ai suoi servitori, portatemi via da qui, poiché sono diventato molto malato, gravemente malato. Mai chi è Chiletimot? Che significa? È Chiletimot. Amravio da Marav, me la mece a su col gufo che lo trapassarono con così tante frecce che tutto il suo corpo divenne come un sedaccio. Amravio su, Rabeshmuel Banachmani, Amravio Hanan. O c'è chi dice Rabbi Yonatan, le pane nash Yoshiao, per quale ragione il re Yoshiao fu punito? Che doveva chiedere consiglio a Ermiao, il profeta Ermiao è vicino a lui, doveva chiedere un consiglio e non gli chiese consiglio, decise da solo. Maidarash, che verso e dal quale verso dedusse Yoshiao che non doveva permettere al faraone di passare per la propria terra? Vecherev lo tavo barzachem, siccome la Torah dice che una spada non deve passare non passerà per la vostra terra, che questa è una benedizione. Ma i cherev, che significa spada? Ile ma cherev shenashe shalom veaktiv natat shalom varez, se vuol dire che si tratta di una spada e che non porta pace, ma bensì una spada di un nemico. Ma dice la Torah, venata a Chambaret, che darò pace nella terra. Vuol dire che non ci sarà un'invasione di un'armata nemica. E la fiducia Shalom, uno è idea, scenderò Domeyefe. Ma bensì si tratta di una, persino una spada di pace che non passerà. E perciò lui, il re Yoshiao, decise che non avrebbe permesso all'armata di Paro di passare per la terra di Israele. E dice guarda che veramente la ragione per quale lui fu colpito, perché c'è Endoro Domeyafe, perché la sua generazione non si meritava la protezione divina. Che aveva Naecha Nafshe,
mentre resta per morire. Hazza Yirmiyahu sebevate di Kamer Hashem. Il profeta Yirmiyahu vide che le sue labbra si stavano muovendo. Amar Shem Hasu Shalom Milta Drom Nagramar Adav Tsarei. Forse che ce ne scampi, forse sta dicendo qualcosa che non dovrebbe dire a causa del proprio dolore. Gachin Shumaide Kamazi Kaledina Anoshe. Il profeta Yirmiyahu si inchinò per udire ciò che stava facendo il re e udì che stava accettando su di sé il giudizio divino. A marzo dico Hashem chi più morite. Hashem è giusto perché io l'ho disobbedito. Patachle Aushata Ruach Apenu Mashiach Hashem. Allora Yirmiyahu disse riguardo al re che sta per morire che il soffio delle nostre narici è l'unto di Hashem, perché era un giusto. La nostra Mishnah ha detto che Masse Virduzikirim Shalayim Larem, che successe che degli anziani del Sinedrio andarono giù da Gerusalemme per altre città per decretare un digiuno a causa del vento che stava seccando i cereali in Ashkelon. Per una piccolissima quantità, per la quantità quanto entra in un forno. Chiesero le Shiva, i Bailu, Kimlota Nur Tvua, Udilma Kimlota Nur Pat. Questa quantità di frumento che stava nel pane, cioè nel forno, si tratta che il forno stesso sarebbe, cioè il volume di quanto entra in un forno intero di cereali, o Dilma Kimlota Nur Pat, oppure che era un forno pieno di pane. Cioè, da un lato, se è pieno di farina, allora si può fare molto più pane. Se il forno è pieno di pane, se quella è la quantità di pane, però la quantità di farina che produce quel pane è di molto minore. Tashma, dice, guardate, portare una dimostrazione a Kimlopi Tanur, che quello che intendeva dire che è la misura e la grandezza dell'apertura di un forno. Questo che intende dire la Mishnah. Vada in ti baile o bichisso di tanura o dilma chi darà berifta da dar lei le puma di tanura. E con tutto ancora bisogna capire se ciò che ha detto la Mishnah si riferisce che c'era così tanto pane che poteva coprire il forno, oppure che c'era una fila di pane che potrebbe andare intorno all'apertura del forno. E teku, la questione rimane irrisoluta. Volga Sultanita, Shahruzi e Vim, e decretarono anche perché due lupi avevano divorato due bambini. Amaruna Mishura, Shema di Ozadak, Maseo Baluzi e Vim, Shnetino Kot, Vikium Derech Betarei. Uba Maseri Frechamim, Vetiaru Tabasar, Vetimu Tazamot. Che due lupi sbranarono due neonati e le parti che erano già state digerite uscirono per il dotto escretore dei lupi, i dotti escretori dei lupi. I saggi decretarono che la carne dei bambini che fu digerita dai lupi era pura, però decretarono che le ossa erano impure.
fa differenza per colui che viene in contatto con questa con le parti di questi neonati, si diventa impuro oppure no. Il controllo Mishnah, alleno materiale Shabbat, riguardo alle seguenti calamità, si grida persino di Shabbat. Tra Manah, Mishnah, Tempraita, Irshi, Kifon, Ochrim, O Nahar, ואחד ספינה מתעלפת בים, ואחד יחיד נרדף מפני נוכרים, או מפני ליסטים, או מפני רוח רעה, הכולם יחיד רשאי לסגב את עצמו בתענית. סברנו שיטה פוצ'י קונטת הדגויים, ופורי ופיומי סטרליפו, אי אלגו, דיטריני לקאזה. אוננאווה, כפו e che quasi sta per naufragare. E oppure una persona, cioè un ebreo, che era che gli stavano fu seguito da Goim e stavano cercando di correre appresso. Fu inseguito da Goim, o mipnei listim, oppure da banditi, o mipnei ruach ra, oppure era perseguito da uno spirito maligno. Al kulan yachid rasha lisagev et atzmo b'taanit. Un individuo può digiunare, però in maniera privatamente, ma non come un digiuno pubblico. Rabbi Yossi Omer, ene yachid rasha lisagev et atzmo b'taanit, shema yitzterech la priot, vena priot merchamot alam. Invece Rabbi Yossi dice che un individuo non può digiunare perché allora forse diventerebbe troppo debole e allora non potrebbe lavorare, non avrebbe mezzo di sostentamento e la gente non avrebbe pietà di lui e allora ci sarebbe un problema troppo grande. Rabbi Yuda Amarav, ma etama Rabbi Yossi, per quale ragione Rabbi Yossi? Dichtiv, vei Adam le nefesh chaya. E adesso spiega, Neshama shenatati becha achayeha, cioè dice invece di leggere chaya, achayeha, cioè dagli vita, mantienila in vita, l'anima che ti ho dato mantienila in vita, cioè dagli sostentamento e perciò uno non deve digiunare. Shimona temani omer af alla deber, vorrei aggiungere solo che tutti i grandi saggi e di tutte le generazioni ha sempre parlato in maniera negativa del digiuno, se uno vuole digiunare, perché essenzialmente una persona deve fare teshuva e deve compiere le azioni corrette e giuste secondo la volontà di Hashem. Ma un digiuno, dicono i saggi, che la nostra generazione è troppo debole per sostenere un digiuno e perciò una persona deve piuttosto fare teshuva ma non digiunare. Il digiuno non giova molto. Shimon Temani Omer Afra Dever, che dice Shimon Timni, o c'è chi dice Temani, che si può gridare di Shabbat a Hashem a causa di una peste. I bailo chiesero in Shiva, Lodur Chachamim Shabbat, però i saggi non ammisero che è permesso gridare a Hashem di Shabbat. Aval Bechol Odulo, però durante i giorni feriali sì. Odilma Lodulo Klal, oppure domanda è, o forse anche durante i giorni feriali non ammisero a ciò che disse Shimon Atimni o Temani. Tashma, come porta una dimostrazione, Netanya, Matrina deve per Shabbat, che si può gridare a causa della peste durante il Shabbat, mentre la Marva Chol, e a maggior ragione che si può durante la settimana. Rav Hanan, ben pitom, Talmidosh Rav Akiva, Mishon Rav Akiva, Omer, e Matrina la deve colicar, che non si grida riguardo alla peste affatto, neanche durante i giorni feriali. Al Kol Tzara Shalotavo, alla Tzibur, dice la Mishnah, per qualsiasi calamità che accada nella comunità,
תורה בנה מסיעת יום הפליטה, על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מתנין עליה חוץ מרוב תמים. כסיפור גלידה לשם, ורקול סייה סיקה למיטה, טרנה סיצ'יזון אוטרופה פיוג'ה. מה איתם? וכל אלה ג'ונה? לפי שהם מתפלן על רוב הטובה. וכן הסיפור, גלידה לשם, כמונדו צ'ה, אונה פונטנצה, דיונבון הקוזה. כוונגנטלוטה. גם הרב יוחנן, מנהל שהם מתפללים על רוב הטובה. דדובי ספיאמו, כאילו סיפור פרגרי, כונדו צ'טרופה, אונה בונדנצה, דיונה בונה קוזה, שנאמר, אביא את כל המעשר בית האוצר, דית שלי, נביא, ובחנוני נזאת, ובחנוני נה בזאת, אם לא ריקותי לכם ברכה עד בלי די. מהי עד בלי די? כסיניפיקה עד בלי די, צ'ויסנציה הלימיטה, אמרה מברב עד שבלו שפתותיכם ולומר די פינקה לבוסטרי לברה סרנו ספרגטה סרנו ג'קונסומטה ורילדירה טרופו בסטה בסטה כי נוסר ונום ווליאם ודיפיו איפה טועה ג'או מציונות הקוסטו אמונה וולטה כי כמונו לפרסונה דיצ'ה לפרולה די ללברה נוסי ספרגנו נון ונגנו קונטטו תרדי אסה ופרג'ו ג'ו נו פוסטו צ'דרי מאי סרנו דיצ'ה די. E forse questo è il pshat, che non può succedere. E perciò eventualmente una persona non direbbe mai dai. Amar Rabbi Bar Rav Yud, così si chiamava, Bar Rav Yud, Ubagola è la diaspora, cioè in Babilonia, che siccome era una zona molto bassa, dove poteva essere la... dove le piogge potevano allagare facilmente tutta la zona in Babilonia, matrina lea, perciò lì si gridano quando se c'è troppa pioggia. Tania Nameach mi ha studiato anche una verità che dice Shana Sheg Shamea Merubin Anshe Mishmar Sholchin Anshe Mahamad durante un anno nel quale c'erano troppe piogge i membri del Mishmar, cioè dei Kohanim e Levi, dicevano Anshei Mahamad, ai membri del Mahamad che erano esseri, abbiamo già menzionato questo alcune volte, che erano rappresentanti di tutto il popolo ebraico, erano presenti durante i sacrifici. Tenu anechem beachem shebagula, shelo yu batem kivrem. E fate attenzione quando pregate, pregate affinché i vostri fratelli nella diaspora, cioè in Babel, e perciò ciò dimostra che infatti Babel è una zona che ha questo difetto, che è una zona bassa, che allagamenti possono causare che le loro case non siano le loro tombe, cioè che non crollino a causa delle piogge eccessive. Shalu et Rabbi Eliezer, ad echan kshamim yordin. E quanta pioggia deve scendere in Israele vit per luce lo yordu, affinché non possino pregare che non scendino più le piogge. Amalaem, kedei sheyamod adam bekeren ofel. Finché una persona sta su un keren ofel, veishachshech raglav b'mayim. E che faccia movimento come sposti l'acqua con i piedi. Keren Ofel è una zona molto alta, è quasi impossibile che tutta quella zona si riempie di acqua. Vatania, usate una varietà Yadav affinché smuova l'acqua con le mani, non con i piedi. Ragab Yadav cammina. Si intende le mani e i piedi, entrambi. Amar Rabba Bar Rav Chana, le di chazia li keren ofel, di kam ha'u ta'ya ki rachiv gamla, v'naki dromcha biyade, mit chazia iniva. Io stesso vidi questo luogo Keren Ofel, che era un luogo molto alto, e vedi un mercante, Autaia sempre significa un mercante arabo,
che stava cavalcando un cammello lì sotto e teneva una lancia in mano e sembrava come un verme, era talmente piccolo perché era, questo precipizio era talmente alto. E perciò nel senso che quello che disse Rabbi Eliezer è fattualmente non c'è quasi la possibilità che si possa pregare e che le piogge pregare Hashem che le piogge terminano, perché solo se tutto quello spazio si riempie di pioggia non è possibile. Perciò significa che non c'è mai questa possibilità. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica tutti.